Ciao a tutti, bentornati alla mia cucina. Quest'oggi prepareremo farfalline alla carbonara. Non è la solita carbonara, è una carbonara di zucchine. Io qua ho preso una padella, la sto facendo riscaldare e metto 200 g di pancetta. La facciamo rosolare per bene. L'ho comprata già tagliata a pezzettini, ma voi se l'avete intera, poi la tagliate a tocchetti. Nel frattempo ho preso due zucchine, le ho lavate e tolto con la buccia e le ho grattugiate nella grattugia con i fori grandi. Quando la pancetta è ben rosolata, aggiungiamo le zucchine. Ora che la pancetta è ben rosolata, aggiungiamo le zucchine. Mettiamo un goccino d'olio. Mettiamo il coperchio e se occorre mettete un goccino d'acqua, per ora no. Andiamo a salare, ricordiamoci di metterne poco perché la pancetta è già saporita da sé. Mescoliamo e rimettiamo il coperchio. Dopo 5 minuti la zucchina è cotta, non ho aggiunto neanche acqua. La lascio stare e aspetto che la pasta si cucini. Abbiamo scolato la pasta molto al dente e l'abbiamo messa in padella assieme alla zucchina e al guanciale. Ora sbattiamo 3 uova e andiamo ad aggiungere alla nostra pasta. Mescoliamo per bene e aggiungiamo 50 g di parmigiano. Andiamo a mantecare il tutto, accendiamo la padella. Poi comunque vado a assaggiare se va bene di sale, perché anche nella pasta ne ho messo di meno, siccome la pancetta è molto salata. Ed ecco pronte le nostre farfalline con carbonara di zucchine. L'ho assaggiata di sale ed è buonissima. Anche come gusto è davvero buona. Provatela perché per ora è tempo di zucchine. Con due zucchine fate già il piatto per 4-5 persone e 3 uova ci vogliono. Calcolate più o meno un uovo ogni porzione, ogni 100 grammi di pasta. Bene, e io ora me la vado a mangiare, spero la ricetta vi sia piaciuta. Un bacione da Francesca Salvatore, è tutto. Ciao, alla prossima.